Come vedete, ho versato 70 g di zucchero e metto 20 ml di acqua. Mescolo e porto lo zucchero a caramellare senza farlo bruciare. È quasi pronto, spengo il fuoco e aggiungo 15 ml di acqua calda e continuo a mescolare. Bene amici, il caramello è pronto e adesso lo verserò in una pirofila. Ed ora prepariamo il composto. Ho preso una boule, gli metto 4 uova intere, aggiungo 2 tuorli, 70 g di zucchero, una bustina di vanillina e mescolo con una frusta. Ho messo, come vedete, sul fuoco una pentola con 430 ml di latte. Accendo il fuoco e comincio a mescolare. Mentre il latte si riscalda, continuo a mescolare il composto. Prendo con un mestolino un po' di latte caldo, lo verso nel composto e mescolo. A questo punto verso il tutto nel latte. Tengo la fiamma non troppo alta e con la frusta continuo a mescolare fino ad addensare tutto il composto. Ora che il composto è pronto, lo verso nella pirofila. Accendo il forno a 150 gradi. Ho preso una pirofila più grande, al cui interno metto dell'acqua bollente e all'interno cuocerò a bagnomaria, appunto, questo crème caramel in forno per circa 50 minuti a 150 gradi. Coprirò il crème caramel in forno con della carta alluminio. Bene amici, ecco il crème caramel. Vi lascio la ricetta qui sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao!